Sì, ci sono delle linee guida che sono state viste anche dalla Protezione Civile Nazionale, ci sarà un ufficio di piano che è previsto nella riorganizzazione della Regione Campania. Quindi nelle domande i comuni ci dovranno comunque dare l'ultimo piano di protezione civile che loro hanno, in modo che avremo un archivio completo. Nei nuovi piani dovranno seguire le linee guida, i piani verranno validati da noi, cioè senza una validazione ufficio del piano non potranno essere varati. Chi ha già un piano adeguato potrà usare il finanziamento per altre azioni, che sono azioni di diffusione sul territorio dei piani presso i cittadini o anche azioni di cartellonistica, tutte le azioni che possono facilitare l'utilizzo del piano. Saranno premiati i comuni che hanno capacità di organizzarsi con altri comuni, quindi se i comuni fanno un piano intercomunale verranno più finanziati, così come verranno finanziati in maniera maggiore tutti i comuni in cui c'è il rischio vulcanico, perché hanno obiettivamente un piano di protezione civile più complesso da sviluppare.